Non ho mai visto dall'interno una centrale del genere, quindi non so. Ah, forse mette in secca questa zona? Potrebbe essere. E quindi mi permette di camminare qui e di arrivare dall'altro lato. Qui però non sembra esserci nulla di interessante. Perché mi fai venire qui? Cosa c'è qui che dovrei vedere? Niente? Davvero? Mi sembra strano. Mi sembra molto strano. Però questa zona era sommersa. Chi lo sa che io guardando con attenzione vicino all'acqua non trovi degli oggetti, delle cose da raccogliere che prima erano invisibili? Niente. Beh, sembra piuttosto inutile questo posto, ma sembrava inutile anche questa zona. Ok, facciamola girare e vediamo se influisce sul livello dell'acqua in quest'area. Niente di che, non mi sembra che sia cambiato nulla, anche perché mi sembra strano che cambi il livello dell'acqua di tutto il corso qui, semplicemente aprendo o chiudendo una valvola o un portellone. Non so esattamente a cosa corrisponda quella cosa, ma noi l'abbiamo trovata in movimento, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è chiuderla e adesso torniamo indietro a vedere se ha avuto effetto su qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle, visto che qui in avanti non mi sembra che ci siano grosse differenze. Il nostro forse potrebbe essere qui il lì? Proviamo lì. Ok, dovremmo riuscire ad arrivare dall'altra parte. Oh. Sì, ci siamo. È partita la musica, siamo sulla strada buona. Qui non possiamo andare. Sentite che bella musica. Sembra ok, ragazzi, orecchie aperte ed occhi aperti. Questa è una nuova zona e secondo me potrebbe regalarci diverse soddisfazioni. Ok, stiamo praticamente risalendo il corso d'acqua. Ok, Ethan era vicino, avvertivo la sua presenza, un puntino di luce nell'oscurità. Lui mi avrebbe riconosciuto, avrebbe saputo perché ero lì. Ok, shh, 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 shh.
Andiamo a trovare Ethan. Oh my god. È sempre un gran bel vedere, eh? Questo posto è immerso nella più totale immobilità. Cioè l'acqua si muove, i fili d'erba si muovono anche gli alberi con il vento, ma non c'è un'anima viva. E sono già due orologi, forse anche di più, ma non ci ho fatto caso, che ho trovato bloccati. Vorrei andare a riguardare il mio primo gameplay per sapere, o il mio secondo gameplay, per sapere se l'orologio è rimasto bloccato alle 7. Madonna, che cos'è questa cosa? Ragazzi, è commovente da quanto è bella questa visuale. Ed ecco una casa bruciata completamente. Da quel che ricordo, è il nonno di Ethan ad essere morto bruciato. E qui le braci sono ancora vive. Sono arrivato davvero così presto rispetto all'incidente. Non so per quanto tempo le braci di un incendio possano rimanere accese. Però questa cosa significa che mi sto muovendo in un lasso di tempo che probabilmente non è quello che immaginavamo. L'incidente sembra essere appena accaduto, o comunque da poche ore. Aspetta, devo raggiungere quella roba. Dai, Pippa, riesci a scavalcare un ramo maledetto? Devo trovare un ingresso, devo arrivare a quella cosa. Eccolo. Scusate. Che cavolo? Perché questa roba è intera? Perché si tratta di una struttura che non c'entra nulla con la casa. Sembra un capitello, comunque qualcosa in ferro o in pietra che non brucia. Ruota. No. No, e come faccio? Allora, credo che il primo sia questo. E che cosa dobbiamo scrivere? Non ho la più pallida idea. Com'era il nome della creatura? Gnai, forse. Niente. Abbiamo una O, una S, una B e una O. Ok, un altro enigma. Ad ogni modo, il fatto che sia attiva soltanto questa ruota qua dentro, che tutto il resto sia andato in cenere, mi fa pensare che sia qui la soluzione dell'enigma in qualche modo. Ok ragazzi, scusatemi, è arrivato il corriere che mi ha portato un pacco e ho dovuto interrompere di nuovo la registrazione. Ho fatto due tagli, ma forse più di due in realtà, perché ho accorciato. Io non trovo nulla che possa aiutarmi, nulla.
Abbiamo delle lettere da inserire e ho il vago sospetto che si debbano inserire partendo da quella con l'asticella. Mi sono intrappolato, davvero. Eccoci. Questi due leoni potrebbero... Niente. Speravo di trovare qualche iscrizione, qualcosa che mi desse una mano a capire, ma... Ma no. Come ho fatto a non notare questa spaccatura nella roccia? Non è che nasconde qualcosa questa zona apparentemente inutile? Ok, non posso salire. Non è una zona calpestabile. E allora dobbiamo esplorare in quest'altra direzione. Ed è tutto gigantesco. Bene, dobbiamo sperare che ci sia qualcosa qui in giro. Altrimenti non so proprio che pesci pigliare con quella combinazione. Non ho nulla a cui aggrapparmi, non ci sono forme o logiche che potrei intuire. Il primo schifo grafico che vedo su The Vanishing of Ethan Carter. Niente, sembra che siamo destinati ad affrontare quella combinazione, perché qui non abbiamo elementi, non abbiamo nulla, niente. Non abbiamo neanche un inventario in cui magari sono impresse delle immagini che possano ricordarci nomi e altre cose. Tutto così casuale in questo punto. Aspetta. Aspetta. Gor. Allora. Gorvis. Non ci entra. Non ci entra. Quali sono le lettere visibili? RD. Q. RD. O. Non si capisce. Come ho fatto a non vedere quell'iscrizione quando sono entrato, tra l'altro? Gorvus? Corvus? Porca putt... Si direbbe una O... Corvus, forse ci va. Corvo. È un corvo di pietra. Ala del corvo, zampa di corvo, croce, piede della strega. E dai. Corvus.
Corvus, apri la porta. Oh, merda. Ok, bastava guardare lì. Bastava guardare lì. Questa cosa ci ha portato nelle fondamenta della casa. Che cacchio è? Non è realizzato bellissimo, benissimo questo modello, eh? Ok, sono persone intrappolate nella roccia, nella grafite, come Luke Skywalker, anzi come Han Solo. Ispeziona. Carbonizzato. Carbonizzato, tranquillo. Infatti non sembra essere spaventato, sembra come quelle mummie di Pompei. È il nonno di Ethan. E questa è la casa del nonno di Ethan prima che andasse a fuoco. Che il nonno fosse morto in un incendio lo sappiamo dal primo gameplay, è il primo indizio che ci viene rivelato della storia. Questo è Ethan. Ok, non ho idea di cosa sia accaduto. Benzina. Allora, qui stanno collaborando. Sembra che si siano barricati all'interno. E qui siamo nella cantina. No, non siamo nella cantina, ci sono delle finestre che dovrebbero dare sull'esterno. Comunque, si sono barricati all'interno. No, no, sono in cantina. E allora quelle finestre? Non me le spiego molto. Ad ogni modo, questo potrebbe essere il primo. Il nonno fa vedere a Ethan che ha delle taniche. Qui c'è della benzina a terra? Poi i due serrano la porta. Ethan muove il tavolo, probabilmente per proteggersi sotto al tavolo, o magari perché cerca di usare il tavolo per bloccare la porta. Ok, e poi il nonno resta qui da solo. Proviamo a vedere. Ethan, l'ho combattuto, va tutto bene. Nonno, non ti avvicinare. Tua nonna Gail mi protegge, Ethan. Io posso aiutarti. Ok. Abbiamo beccato il primo, ma non il secondo. Quindi questo è il primo e questo è il secondo. Quindi Ethan cerca di bloccare la porta. A questo punto penso che sia così. Ho trovato il diario di Vandegrift. Diceva che affinché il dormiente si svegli qualcuno deve soffrire. Guarda. Ecco a che cavolo servono le finestre. Quando ho trovato quella stanza non l'ho svegliato. Sta cercando di svegliarsi adesso. Vandegrift teneva le sue vittime in vita, le faceva soffrire. Ecco cosa vuole il dormiente. Si nutre di sofferenza. Dobbiamo entrare in quella stanza. Ah, ecco, non provano a serrarsi dentro. Provano ad aprirla la stanza. Posso passarci. E il nonno? Il dormiente non deve svegliarsi. Parla
con quella figura non servirà a nulla dare fuoco alla stanza, Ethan. Il dormiente è dentro di noi ora. Nonno, torna indietro. Dobbiamo morire tutti, anche tu, anche io. Sì, ma dai una testata al muro, perché devi morire bruciato? Oh, porca vacca. Quindi è andata così. Ok, è tutto diverso da come me l'ero immaginata in realtà. E adesso qui dovremmo trovare Ethan. Eccolo. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero, are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Ok. Siamo arrivati in un posto chiuso. E qui c'era Ethan. Quanto tempo è stato qui Ethan? Quante persone sono state qui? Sembra un dormitorio. Forse questo è il posto dove le persone venivano tenute in vita a soffrire. Come c'era scritto nel testo di Van de Grief. Ok ragazzi, io mi fermo qua. Noi ci vediamo al prossimo gameplay, sperando che nel prossimo riusciamo a conoscere il vero Ethan e a mettere fine a questa storia, perché credo che ci stiamo avvicinando al finale.